Salve, siamo nell'area FIPE a Ost, ultima giornata di questa meravigliosa trasmissione piena di sorprese, piena di messaggi. Bene, è con noi un personaggio straordinario noto per la sua pizza, una pizza che ha conosciuto anche il presidente degli Stati Uniti, Obama. Ma come mai è diventata così famosa questa pizza? Ce lo spiega il suo creatore. Diciamo che non proprio io sia il creatore di questa pizza, ma bensì è mio padre, Mario, Zio Mario, così denominato Zio Mario. Questo è un impasto molto particolare. Siamo passati da Rai 1, siamo stati chiamati ed invitati alla Sapienza a Roma proprio per le facoltà di questo impasto. Uno si chiede cos'ha questo impasto? Niente, sono delle scelte di farine che Zio Mario negli anni assemble, mette assieme, tutte macinate a freddo. E oltre a questa cosa qui, abbiamo pensato di aggiungere a questo impasto l'acqua alcalina ionizzata che fa del beneficio a questo Acqua impasto. alcalina Ionizzata, ionizzata. acqua alcalina ionizzata. Aggiunta ancora è l'inulina, è un prebiotico, come tutti ben sanno, oppure gli altri, che viene estratto dalla cicoria e dai tuberi, che serve per combattere i batteri. Per aiutare i batteri buoni e per combattere quelli cattivi che noi abbiamo dentro all'intestino, diciamo. Scusa, ma mi sembra una cosa un po' chimica, eppure sembra così naturale a vederla. Assolutamente no, non è nulla di chimico, ma tutto allo stato vegetale puro, anche il sale dell'Himalaya, assolutamente. Questo impasto è stato riconosciuto come un po' salutare, diciamo, che fa bene alla salute, ma per le sue doti di grande digeribilità. E stiamo andando avanti sperando sempre che questa cosa vada bene e venga apprezzata da tanti. Ho con me in compagnia anche mia figlia Eleonora, e la stessa ragazza ha sposato il progetto, diciamo, di Il pizza. progetto sposato. Il progetto di pizza, diciamo, ha preso un po' dal nonno pure, diciamo, no? Questo qua possiamo dire. E vorrei fare soltanto un piccolo accenno a tutte le ragazze, ai ragazzi. Che questo mondo, il mondo del food, della pizza e del mangiare, va sempre, insomma, avanti e bisogna un po' di dedicarci di più. Tutti che cerchiamo di scappare, andare via da quest'Italia così bella, invece qui abbiamo dei valori e delle cose che magari possiamo sia insegnare agli altri e trasportare a loro quello che noi sappiamo fare. Benissimo, ha colto perfettamente il senso della 5 giorni della FIPE a Ost. Saper fare, saper insegnare e principalmente avere l'orgoglio e la competenza di portare l'eccellenza italiana nel mondo, senza nessuna invidia, senza nessuna gelosia nei confronti degli altri, perché le capacità ci sono, tant'è vero che ci imitano. La pizza è nata in Italia, la pizza cresce in Italia e rilancia sempre meglio, sempre di più. Grazie Agrilinea.